Il calcio spietato a volte ti fa divertire, ti fa gioire all'ultimo secondo, a volte ti porta alle delusioni. Il Cagliari quest'oggi ha vissuto la sua parte peggiore, cioè la delusione di un gol che arriva in pieno recupero. Una partita strana, una partita con due tempi per due squadre diverse. Il primo per lo Spezia, il secondo per un Cagliari che però non è apparso brillante come al solito. Primo tempo per lo Spezia di Vincenzo Italiano, che ha giocato un bel calcio con Matteo Ricci a fare il playmaker, e con il Cagliari che raramente riuscito a tenere il pallino del gioco, a contrastare allo stesso modo, si è affidato troppo spesso al lancio lungo e non ha costruito le stesse azioni che invece sono state in grado di mettere insieme i giocatori dello Spezia. Uno Spezia che ha trovato il gol nella prima parte del match al 36esimo, meritatamente dobbiamo dire, malgrado le occasioni non siano mancate anche per il Cagliari, ma quelle più nitide certamente per gli ospiti, che hanno chiuso quindi con il gol di vantaggio. Ci si aspettava qualche mossa durante la ripresa, dopo un Cagliari che, ripeto, era apparso sterile a centrocampo, con un as che predicava un gioco individuale per andare allo scambio, ma con nessuno che gli faceva da partner, con Pavoletti isolato in avanti che talvolta teneva il pallone nella speranza di far salire la squadra, che invece non si mostrava mai compatta, con gli esterni che spingevano sì, ma senza riuscire ad arrivare mai al cross per mettere nelle condizioni l'attaccante di poter battere di testa. Si è visto poco anche Zappa in fase d'attacco nella prima parte del match. Insomma, per cambiare la partita ci voleva anche forse un colpo di coda, una vibrazione, un momento in cui con una sola giocata potesse esserci quel lampo di fiducia che potesse cambiare le carte in tavola. E così è stato: su una innocua apparentemente rimessa laterale, il pallone controllato da João Pedro è calciato in diagonale verso la porta, da una posizione che abitualmente non usi per andare al tiro. Provedel tocca il pallone, batte sul palo e si infila in rete. Il pareggio del Cagliari giunto in avvio di ripresa ha cambiato la partita. Lo Spezia ha perso in sicurezza, ma anche perché nel frattempo Di Francesco aveva detto ai suoi centrocampisti, in particolare a João Pedro, di andare a fare da schermo su Ricci, il playmaker, e quindi il gioco dello Spezia era pian piano scemato. È arrivato il gol del raddoppio sulla prima spinta vera di Zappa nel corso della partita, ancora una volta dimostrando le grandi qualità offensive del cursore di destra, che è arrivato sul fondo, ha messo la palla all'interno dell'area piccola, dove Pavoletti, non potendo battere di testa, si è inventato un colpo di tacco memorabile perché gli ha ridato il gol dopo tanto tempo e perché ha permesso al Cagliari di ritornare in vantaggio. Recuperato anche Pavoletti nel listino dei goleador rossoblù, dunque con questa rete il Cagliari ha tentato di gestire il posto di palla in quel momento, con uno Spezia non più lucido, non più capace di fare un gioco fluido, ma comunque sempre caratterialmente in campo. Le occasioni per chiudere il match sono state tante, un asse per primo, ma anche successivamente sottile. Il Cagliari non ha avuto la freddezza per farlo, e con Cragno, che ha tenuto in partita la squadra rossoblù anche nel finale, sembrava dover soffrire solamente qualche secondo ancora per riuscire comunque a conquistare i tre punti. Così non è avvenuto. C'è tanto da lavorare, la fragilità difensiva del primo tempo ancora una volta fa riflettere. Il cursore di sinistra non esiste, perché Carboni, pur essendosi messo a disposizione della squadra, non è un cursore di sinistra, è un difensore centrale che si presta e si mette a disposizione della squadra. La spinta dei centrocampisti, dei due mediani, non è quella che si vorrebbe, e i tre trequartisti molte volte sono costretti ad agire da soli senza che ci sia sinergia con il resto della squadra. Insomma, il fluido che molte volte era stato costruito con l'impiego di Nandez è un fluido che è venuto a mancare, e lo stesso Pavoletti, schierato al posto di Simeone, non è lo stesso giocatore, quindi bisogna anche saper cambiare il tipo di gioco a seconda dell'attaccante che è a disposizione. È subentrato anche Cerri, bene dobbiamo dire, perché ha servito due assist interessanti, non tanto nel ruolo di stoccatore quanto nel ruolo di suggeritore, cioè colui che cattura le attenzioni e poi trova lo spazio per far inserire i compagni. Tanto meglio, perché il Cagliari ha bisogno un po' di tutti, ha bisogno di tanti giocatori, e bisogna andare anche però a vincere qualche partita interna con squadre allo stesso livello. Quella contro lo Spezia era una di queste, ma la lezione, il 2-2 arrivato nel finale, potrebbe essere una lezione da imparare per il futuro: chiudere il match ed evitare di dare chance ancora agli avversari.